Ho anche finito l'acqua, ho dovuto gettare lo zaino, alleggerirmi. Io è un paio di giorni che sono qua che ti aspetto, Danny. Però ti sei guadagnato questa, che non è una carta di credito, ma la tessera sportiva per poter partecipare in competizioni o effettuare allenamenti nei tracciati come questo. Serviva la prova, la visita medica con la prova da sforzo l'hai fatta. Fatta. Quindi siamo a posto. Grazie ingegnere, vedo che ha anche già preparato tutto, sì. Le moto, adesso facciamo un piccolo brief, mi informerà e cominciamo. Esatto. Ma prima di continuare è importantissimo ringraziare NordVPN che ancora una volta supporta le mie pazzie, i miei atti osceni in luogo pubblico e in questo caso privato. Ma che cos'è NordVPN? Ancora ve lo chiedete, non dovete più fare questa domanda, dovreste saperlo già a memoria, anzi dovreste già essere iscritti a servizio, perché vi protegge i dati sensibili, voi che siete sempre in cerca nei siti zozzi e navigate in giro, dovete tutelare la vostra sicurezza, le carte di credito, tutto quanto. E non solo, perché nei momenti di diletto NordVPN vi permette, grazie alla geolocalizzazione, di settare il vostro IP in un altro posto del mondo e così facendo potrete usufruire di tutti quei bellissimi contenuti che in Italia non ci sono. Godetene tutti. Link in descrizione. Motocross, andiamo. Una volta sono qui a chiedermi di come sia possibile che io riesca a cacciarmi sempre in queste situazioni. Come ben vedete alle mie spalle ci sono due bellissime moto da cross e di conseguenza quello che andremo a fare oggi con Manuel sarà un corso di avvicinamento al mondo del cross. Dico giusto, Manuel? Esatto, come senti ci sono le ruspe in pista che stanno preparando dei salti da 40 metri perché oggi andremo a fare il Guinness World Record con te, Danny, di salto in lungo. A parte gli scherzi, oggi siamo qua per farti provare il brivido del motocross, ma soprattutto anche perché questo allenamento di oggi è propedeutico per la guida in fuoristrada poi con la tua tenere che stiamo finendo. Quindi ci sarà da divertirsi. Per lei, per me no, non lo so. Partiremo poi oggi per gradi, quindi siamo nella pista di Montagnana dove abbiamo tre diverse piste, quindi partiamo da un livello 1 base dove non abbiamo quasi salti e iniziamo a prendere confidenza con le curve, con l'impostazione di guida. Poi una pista di livello 2 dove inizieremo ad affrontare i primi salti, ti spiegherò come caricare le sospensioni e quant'altro, e dopo c'è la pista, quella da pro. Visto che già sei vestito da pro, per fine giornata ti voglio vedere lì dentro. Il problema è che, come tutti sanno, l'abito non fa il monaco. Però vedremo se daremo orgoglio a chi ha creduto in me. Direi di non perdere tempo, saliamo sì, in moto, esatto. E andiamo. Allora Danny, per te ho preparato un YZ 2,5-4 tempi. Io sarò sull'YZ 4,5-4 tempi. Se sarai bravo te la farò provare per fine giornata. Ti spiego un attimo qua i controlli che hai sulla moto. Ovviamente sai che qua hai la frizione, la prima marcia in giù. A parte gli scherzi, qua poi hai dei controlli che ho preparato per te. Il controllo di trazione su questo pomello ti permetterà di avere 10 livelli di controllo di trazione, quindi magari partiamo subito col livello massimo e man mano che prendi confidenza con la moto andiamo a ridurre, okay, il controllo di trazione. Qua davanti questo è l'RPM dash, quindi è un contagiri, quindi vedrai qua che se stai andando forte si illuminano tutte le lucine, se stai andando piano non, okay, ce ne sono poche. Qua hai l'interruttore mappa dove abbiamo due mappature, quindi se senti una è un po' più aggressiva e una è più morbida, quindi partiamo con quella più morbida e col traction control al massimo e andiamo per gradi. Poi qua c'è il tastino rosso, questo qua attento, non premerlo, è l'eject, parte il paracadute. Il rosso. Sì. Adesso andiamo a metterti sulla sella, impostiamo le leve, tutto, devi sentirti comodo e dopo partiamo e andiamo, okay, a girare. La gamba su, cioè non fare come fanno tanti che tieni la gamba così, attaccata. Sì. Thank you.
io ti starò davanti, tu simula le posizioni nelle quali sto io. Ricordati sempre che la moto si guida tenendo le gambe strette. Io ti verrò dietro e guarderai come guidi e ti correggerò l'impostazione. Ok. Appena arrivati dai primi giri mi sono dovuto fermare io perché ho un dolore alle mani impressionanti. Sono abbastanza contento perché pensavo di essere cedevole anche a livello di fiato, gambe. In realtà no, fisicamente sono molto pronto per il momento, per il tipo di guida che abbiamo fatto, ma quello che ha ceduto proprio nel giro di 2-3 giri sono le mani. Sono gonfie, dure, poco reattive e mi fanno male. Mi sono fermato un attimo per farle riposare. Anche se rispetto proprio ai primi due giri dove guidavi molto molto teso, già hai visto cambiando un po' l'impostazione, hai iniziato adesso a guidare più rilassato e soprattutto con maggiore velocità e maggiore sicurezza. Andremo anche a vedere le frenate, che sono molto importanti perché nel motocross continuano ad esserci imprevisti. Può essere che troviamo qualcuno caduto sotto un salto o anche la pista cambia man mano con i giri quando ci sono tanti piloti, e può essere che vediamo un ostacolo, un canale e vogliamo frenare. Per questo è tanto importante sempre avere le dita pronte su freno e frizione. Cosa che non ho ancora metabolizzato perché mi trovo veramente impacciato e pieno di paura, mi aggrappo con piglio deciso ad ambedue le maniglie trascurando appunto freno e frizione. Before the clock runs out, sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's here. Oh, I love it when the light comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wait. Bravo, però adesso si vedrà dalla GoPro come iniziavi a caricare davanti nella frenata. Bene, bene. E hai visto, adesso facendo questo giro stavi prendendo sempre più confidenza. Ovviamente l'importante è girare, girare, girare. Se facciamo il paragone ai primi giri a fine giornata, non ci crederai neanche tu. Sono contento perché vedo la gente che nel fuoristrada ha paura e vedo che tu non hai paura, ti lanci. Adesso più stai capendo la moto, più nei rettilinei dai gas. Addirittura qua ero quasi preoccupato perché ho detto o stacca come gli ho detto o va dritto. Sono molto contento dei progressi che ho visto su Danny. All'inizio era un po' teso, dopo gli ho spiegato alcune accortezze, ha iniziato a seguire tutti i miei consigli, addirittura dopo ha iniziato anche proprio ad accelerare. Nei rettilinei ero quasi preoccupato che non si fermasse. Adesso andremo a vedere i salti. I salti sono molto importanti perché il cross è uno sport estremamente reattivo, dove devi avere dei riflessi rapidissimi. Devi riuscire ad applicare la forza giusta sulle pedane, perché il salto si fa sulla rampa. Ossia, quando vedi gli epic fail su YouTube di quelli che saltano così a candela, che vanno di punta e cappottano, non è qualcosa che hanno sbagliato in aria, è sulla rampa che hanno sbagliato, perché bisogna precaricare le sospensioni entrambe assieme. A quel punto, se tu hai fatto la rampa giusta, tu vedi la rampa, è importante che inizi ad avere la sensibilità giusta sulle sospensioni. Devi farle andare tutte e due giù insieme, quindi non caricare troppo il dietro, sennò ti va di punta, e se carichi solo il davanti fa così e vai a candela. Quindi insieme arriviamo sulla rampa e nella parte sotto dove inizia e dove carichiamo, e dopo non devi fare niente in aria. Lei atterra esattamente come deve atterrare. Ok, perfetto. Quindi ora ci spostiamo là su questi due saltini. Carica, aspetta ancora un pelino prima di caricare. Già meglio. Sai perché ti sta andando così dietro?
perché stai guidando con la paura. Sì. Non devi tirare il manubrio, fa tutto, sospensione e potenza della moto. Tu non devi tirare, spingere, però stai iniziando. Quasi ucciso il videomaker. Ci ha dato anche un po' di spettacolo, quindi ci ha fatto vivere un po' di brividi quando si è dato al freestyle, però sono molto felice, ha messo in atto anche tutte le tecniche di staccata, quindi di frenata. Adesso abbiamo ancora da vedere altri aspetti del motocross, quindi andremo a vedere come scegliere le traiettorie giuste. Proveremo a fargli fare qualche canale, qualche traiettoria un po' insidiosa, e da lì proseguiremo ancora sempre con i salti e poi faremo dei giri completi dove lui ci dimostrerà quello che ha imparato oggi. Ok Danny, adesso noi quando siamo in pista una parte molto importante sono le traiettorie. Dobbiamo sempre cercare di sfruttare al massimo tutto il tracciato per poter andare più veloci. In questo caso ti farò provare degli appoggi. Qua abbiamo un appoggio bello grande, arriviamo da un rettilineo lungo. Ok. Quindi possiamo arrivare con una velocità molto più sostenuta e tenere una velocità costante su tutta la curva rispetto a farla interna. Qua l'importante è stare in piedi, quindi non la facciamo da seduto perché arriviamo veloci, e con il corpo non dobbiamo contrastare la moto ma piegarla assieme alla moto, quindi dobbiamo stare rilassati, pressione sulla pedalina interna e vedrai tenendo il gas sempre costante. Quindi da quando entri, dopo che finisci di frenare, voglio che tieni il gas costante, non okay. Che dai colpetti, stai in piedi, gambe strette e la fai scorrere. Ok, perfetto, seguo la tua traiettoria, ok? Sì. Sono salito in sella, devo essere onesto, ho detto faccio due giri, pago il disturbo alla troupe e a Manuel e torno a casa. Non ero per niente a mio agio, non c'era la confidence, vengo da 20 anni di moto normale, amatoriale, quella che si fa per strada per godere, diciamo, della moto come chiunque altro, mentre qui su una moto da cross le cose sono drasticamente cambiate, la situazione era completamente rovesciata, la moto va guidata in un modo completamente diverso. Tutto quello che avevo appreso doveva essere cancellato, tant'è che i primi giri ero duro come un paletto, mi si erano indolenziti gli avambracci, le mani, ero molto rigido di schiena, anche le gambe tesissime, e in due giri ero praticamente KO, ho detto non arrivo a sera. Con i consigli e il briefing che mi ha fatto Manuel sono riuscito veramente a cambiare tutto, ero più morbido, le mani hanno cominciato a respirare un pochino e lì ho cominciato, diciamo, a fare i primi giri reali, aprire anche un po' con il gas, avere la confidence di far andare un po' via dietro, e lì ho cominciato a divertirmi fino a che la confidenza, come si dice sempre, ti imbroglia, perché nell'ultimo salto stavamo provando a vedere come si imposta un salto, sono stato quasi disarcionato dalla moto, ho volato via con le gambe, atterrando non riuscivo ad arrivare al freno, sicché acceleravo al posto di frenare fino a che un angelo custode probabilmente mi ha spinto il busto in avanti, il tanto da riuscire ad afferrare il freno con l'indice e attuare la manovra di frenata di emergenza che mi aveva insegnato Manuel a inizio giornata, e lì sono riuscito a fermarmi prima di schiantarmi addosso ad un muro. Allora Danny, sono molto soddisfatto di come è andata oggi. Grazie. Perché non è da tutti salire su una moto da cross non essendoci mai saliti, venire qua in pista e riuscire a progredire così tanto in una sola giornata. Quindi ti ho visto provare a fare i salti, ascoltarmi anche adesso sugli appoggi, ho visto che iniziavi a sgommare, quindi questo vuol dire che iniziavi ad avere controllo e a divertirti, perché poi il punto questo è, cioè devi venire in moto per divertirti, ovviamente finché non hai la confidenza giusta è fatica, però adesso ti vedo bene, bene in scioltezza. Grazie. Secondo me siamo pronti per fare il prossimo step, quindi accendi la moto e vieni con me. Dove? Accendi, andiamo. Accendo? Sì, sì.